Grazie Antonio, sempre incisivo, sempre pragmatico, hai trasmesso dei messaggi che i nostri ragazzi devono interiorizzare e rendere fattivi nella loro vita, nella loro quotidianità. Allora, oggi la sala, ovviamente, per garantire i parametri di sicurezza non è pienissima, però ci sono dei parametri di sicurezza da rispettare. Però dall'altra parte ci sono i nostri ragazzi che stanno preparando un banchetto che poi andremo a condividere. Ora è un momento a cui io tengo molto, perché a scuola si condividono i messaggi, a scuola si condividono le testimonianze, a scuola si condividono anche storie forti. Vorrei qui Caterina. Facciamo un applauso a Caterina. Allora, con Caterina ci siamo incontrati per caso. Ci siamo incontrati attraverso delle favole. Queste favole poi hanno, come tutte le favole, hanno un lieto fine. Fa incontrare le persone che probabilmente sono accomunate dalla stessa mission, dalla stessa visione della vita. Caterina è portatrice di un messaggio forte. Quando ci siamo conosciuti, io ho chiesto di trasmettere questo messaggio nelle scuole, ai nostri ragazzi, ai genitori dei nostri ragazzi. Caterina viene nelle scuole, parla a voi ragazzi, che è onorevole, che veramente ti fa onore in toto. Ora ti lascio la parola, ma ti ringrazio per la presenza. Poi lascerò le tue parole, il contenuto di un messaggio che deve essere recepito, in quanto interconnesso a una vicenda triste, una storia triste, ma che può essere d'insegnamento a tutti noi. Un applauso, Caterina. Puoi stare in piedi. Sì, no, no, sto bene così. Ragazzi, scusate. Io vorrei un attimo che ci fossero più ragazzi, quindi vorrei un attimo la loro attenzione, perché è importante la loro attenzione. Si stanno uscendo. Ragazzi, perché? Ragazzi, ci siamo? Oggi, rispetto alla volta scorsa a San Giovanni Rotondo, io mi sono un attimo preparata e, scorrendo tra i ricordi di Facebook, mi è venuto un ricordo bellissimo. È un tema di primo superiore di una ragazzina brillante di un liceo classico di Manfredonia ed è mia figlia. Questo è un tema che parla del senso della vita e qualche minuto di attenzione vorrei leggervelo. Si dice che noi adolescenti siamo troppo immaturi per capire quanto sia fantastica la vita. Da una parte è più che vero, perché non sempre prendiamo le cose seriamente, anzi ci ridiamo sopra. Ma dall'altra parte non è affatto così, perché alcuni di noi vivono questo passaggio dal mondo infantile al mondo adulto come un periodo di riflessione sulla vita e su tutto il mistero che essa ci pone. Io sono solo una ragazza di 14 anni, non ho esperienze nelle mie tasche. Ma posso dare lezioni, non posso dare lezioni di vita, ma posso esprimere ciò che penso e ciò che provo al riguardo. Scusate un attimo. Secondo me la vita va vissuta con il sorriso a 36 denti. Non bisogna prendere le cose con pessimismo, ma guardare con ottimismo e gioia gli aspetti belli e brutti che essa ci pone.
Bisogna vivere ogni giorno con amore e spensieratezza e godersi ogni emozione, perché ogni volta che si vive una semplice emozione, tristezza, felicità, è unica. Esempio, puoi essere felice ogni giorno, ma ogni giorno è una felicità diversa, cambia sempre e comunque. Ognuno prende la vita in modo diverso, c'è chi è pessimista, chi realista e chi è ottimista. Qui c'è chi odia la vita e la vive in modo passivo. Io non posso dire che sia giusto o sbagliato, penso solo che bisogna amarla questa vita e godersi ogni attimo, perché può accadere che essa finisca anche per un motivo banale e a noi cosa rimane? Se ci pensiamo, la vita non dovrebbe avere senso, perché un giorno o l'altro finirà, tu finirai di vivere materialmente. Ma la cosa più brutta è che vivi un'intera vita tra gioie e dolori, tristezza, felicità, e quando essa finisce sei tu che smetti di vivere e piano piano scompari dai ricordi della gente e diventi un nulla. Nessuno saprà mai della tua esistenza. È bruttissimo sapere che un giorno, forse domani, tra un anno, tra 10 anni, il tuo cuore smetterà di battere. Non ho mai avuto episodi che hanno cambiato la mia vita, ma ci sono stati dei momenti che hanno lasciato dei ricordi nel mio cuore. La vita è un mistero più, è il mistero più grande che ci sia mai stato e che ci sarà. Nessuno riesce a rispondere a questa semplice domanda. Qual è il senso della vita? Sempre secondo me, questo grande mistero sarà svelato nel momento in cui il tuo cuore batterà per l'ultima volta. Io non ho cambiato neanche una parola. Questo è un tema che parla da solo sulla sensibilità di una ragazza e la gioia di voler vivere tutte le esperienze di questa vita, nel bene e nel male. Che ad un certo punto si è trovata catapultata in una realtà che forse non gli apparteneva, magari una brutta esperienza l'ha portata a diventare fragile. La cosa che succede in questi momenti, ragazzi, è il non osservare. Noi siamo abituati a guardare, ma non osserviamo l'amico che ci sta accanto. Non osserviamo lo sguardo, se ci trasmette gioia o ci trasmette tristezza, un cuore che batte, una vibrazione, noi non osserviamo. Guardiamo, non ascoltiamo, noi sentiamo. E sono queste le cose che ci portano poi ad essere soli nel mondo. Perché si sente e si giudica, si guarda quello che si vuole vedere. È in questo momento che lì arrivano, anche da parte vostra, siete tutti ragazzi adolescenti e le cadute ci sono per tutti, però bisogna rialzarsi e soprattutto bisogna prendere per mano chi ci sta a fianco, chi è caduto prima di noi o con noi e continuare questo cammino di vita insieme, sorreggersi. Io ho perso mia figlia per suicidio nel 2015, senza un motivo che io sono ancora oggi perplessa, anche se so tutte le cause, tutte le dinamiche, perché ho avuto modo. Oggi con la tecnologia arrivi ovunque, con i cellulari ti portano ovunque. E la tecnologia è stata così crudele con lei. Ma per quanto riguarda me, mi ha lasciato un patrimonio che è ancora il poter leggere i suoi messaggi, poter sentire la sua voce, cantare con lei, vedere i suoi video, tutto, ed è un patrimonio. Questa è la tecnologia buona, la tecnologia cattiva che viene usata è quella di girare cose, di far girare cose che sono estremamente private, della serie, se io mando una foto in una situazione strana o se io ho un ragazzo
e ci facciamo delle foto in maniera particolare e magari queste foto invece di tenerle riservate o di cancellarle, ognuno le gira magari per farsi grande, questo porta alla distruzione dell'anima di qualcuno. Queste sono cose che ci portano alla distruzione. Invece noi non dobbiamo fare così. Abbiamo questo potere che è la tecnologia e la dobbiamo utilizzare per il bene comune, per il bene nostro e per il bene degli altri, senza strafare. Nessuno è solo a questo mondo e quello che io ci tengo a dirvi di parlare, di aprirvi. Non importa se sbagliate, non importa se il genitore vi rimprovera, se il professore vi mette 4, non importa. C'è sempre quella speranza di doversi rialzare e la forza per poterlo fare. Io non so se ci sono delle domande che qualcuno mi vuole porre. Mi scuso con voi per l'emozione, perché per me è sempre una grande emozione. Anche perché ci tengo a dirvi che il suicidio giovanile è la seconda causa di morte per i ragazzi a livello mondiale. E che noi genitori di questi ragazzi che si sono suicidati siamo dei sopravvissuti che hanno sulle spalle l'esperienza di un campo di concentramento. Noi portiamo questa esperienza, praticamente viviamo in un campo di concentramento perché è così devastante, in quanto non hai una spiegazione, e diventa davvero difficile andare avanti. Come si fa ad andare avanti? Si trova la forza di fare della tua esperienza e della tua vita il salvagente per qualcuno. Si trova in quello la forza, perché non puoi limitare a te stessa la tua esperienza. Dobbiamo condividere le nostre esperienze per essere da monito, per aiutare gli altri e soprattutto voi, ragazzi, che giustamente siete un po' più fragili rispetto a noi. Ormai noi ci siamo, non tutti, comunque ci siamo fortificati, abbiamo fatto spalle pesanti, portiamo sulle spalle tanti pesi, come posso essere io, un esempio. Come dico sempre, io cammino con Maria Rosa sulle spalle come uno zaino che mi dà rifornimento giorno per giorno, ecco, come un pellegrino sulla terra, e con questo zaino io ogni giorno ne prendo, ne traggo qualcosa e ne prendo rifornimento. È la prima volta che leggo questo tema in pubblico. Io lo definisco un inno alla vita. Un inno alla vita e un inno anche al dopo la vita. Perché fondamentalmente il senso della vita è quello, noi non lo sappiamo, noi non lo capiremo mai qual è il nostro senso, ma tutti abbiamo un senso. Anche la persona peggiore ha un senso in questa vita, in questo cammino di vita. E magari per noi quella persona peggiore sarà la persona che possiamo aiutare. Noi non lo sappiamo. Quindi osservate e ascoltate. Non vi fermate ai falsi giudizi e non vi fermate alla prima apparenza. Grazie.